Isola dei Famosi 2024 ultima ora, ha abbandonato l'isola, ecco cosa sta succedendo in Honduras. Caos tra i naufraghi. Nuovi colpi di scena all'Isola dei Famosi 2024, i rapporti fra i naufraghi sono sempre più tesi anche se sono trascorse solo alcune settimane dall'inizio del format. Tra polemiche, contrasti tra chi lavora e chi non fa nulla e liti per motivi futili in queste ore sono emerse alcune novità inaspettate. Sembra che uno dei concorrenti abbia abbandonato il reality. Ma cos'è successo? Per ora sono solo rumors e riguardano uno dei naufraghi che fino a questo momento si è distinto, ed è stato protagonista di alcuni eventi che hanno dato vitalità al format. L'esperta di gossip e TV Deianira Marzano ha reso noto in questi minuti che un naufrago ha scelto di porre fine alla sua avventura in Honduras. La Marzano, che solitamente si avvale di fonti certe, non ha rivelato i motivi dell'addio, ma non ha avuto problemi a rendere nota l'identità del naufrago che si è ritirato. Francesco Benigno ha abbandonato l'isola, così ha dichiarato la Marzano. Per ora la notizia non ha ricevuto la conferma dalle fonti ufficiali del reality, potrebbe anche non essere vera. Nei primi giorni di soggiorno sull'isola Benigno si è fatto notare per il suo carattere incisivo e tratti sopra le righe. Ha avuto una violenta lite con Peppe Di Nola, il concorrente NIP di professione Pescivendolo, ti rispondo male quando voglio perché non sei nessuno. Sei come un bullo. Chi sei? Sei un fallito nella vita. Devi solo recitare. Solo quello puoi fare. Così si è rivolto Di Nola all'attore, che ha avuto una reazione immediata e per alcuni spropositata visto che gli altri naufraghi si sono schierati con il Pescivendolo. Francesco Benigno ha lasciato l'Isola dei Famosi? I rumors. Francesco Benigno avrebbe lasciato l'Isola dei Famosi 2024. Se ciò fosse confermato Vladimir Luxuria la prossima settimana dovrebbe affrontare alcune dinamiche. Cos'è accaduto non è noto, ma i rumors in rete sono diversi. Anche durante l'ultima diretta la conduttrice si è confrontata con l'attore mettendo sotto esame il litigio che ha avuto con Di Nola. Francesco ha accusato la produzione di aver studiato la cosa apposta per parlarne in diretta. Luxuria ha difeso la produzione e i suoi autori sottolineando che non c'è nulla di preventivato o manipolato a favore di Auditel, noi non abbiamo deciso nulla prima. Non siamo prevenuti, abbiamo fatto vedere quello che succede sull'isola. L'attore napoletano ha fatto notare di aver fatto tante belle cose e solo la lite con il Peppe è stata messa in risalto. I due alla fine del confronto hanno deposto le armi e hanno fatto la pace. Resta da comprendere cosa avrebbe spinto Benigno a lasciare il reality.